Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 24 febbraio 2022. Individuati i vandali che a gennaio provocarono ingenti danni agli istituti scolastici Negrelli e Rocca di Feltre. Si tratta di 8 minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni, alcuni dei quali iscritti alle due scuole prese di mira. I giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Decisive le immagini recuperate dai carabinieri nel corso delle indagini. Immagini e video realizzati dagli stessi autori dei vandalismi durante le loro azioni e poi divulgati via social e su chat locali. I ragazzi dovranno ora rispondere di danneggiamento aggravato, furto aggravato e interruzione di pubblico servizio, dato che le aule rimasero inaccessibili per due giorni proprio a causa delle devastazioni. Recuperata dalle squadre mobili di Belluno e Treviso, parte della refurtiva derivante da una serie di colpi messi a segno lo scorso autunno in diverse zone della Val Belluna. Il 7 febbraio l'operazione aveva portato all'arresto di due cittadini albanesi ritenuti parte della banda che avrebbe messo a segno i furti. Tra gli oggetti rubati, orologi, occhiali da sole, un servizio di posate in argento, monili di vario genere e un aspirapolvere. I beni sono stati rinvenuti all'interno del covo delle due persone arrestate in un casolare nelle campagne di Carbonera, provincia di Treviso. Sul sito della polizia di Stato www.questure.poliziadistato.it è possibile visionare la refurtiva per reclamarne l'eventuale proprietà. Lavoro 35, gli esuberi alla CC di Mel previsti dal piano di acquisizione da parte di Luvè è quanto emerso dal tavolo di confronto svoltosi ieri al Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza dei rappresentanti di Regione Veneto, ACC, sindacati e Luvè. Gli acquirenti si sono detti intenzionati ad assumere presso la SEST di Limana, parte del gruppo Luvè, 150 degli attuali 252 dipendenti dello stabilimento zumellese. Altri 67 saranno accompagnati al pensionamento con l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Olimpiadi 2026, designato il commissario straordinario per le opere infrastrutturali prioritarie. La scelta è ricaduta su Luigi Valerio Sant'Andrea, nominato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Individuati anche gli 8 interventi infrastrutturali che il commissario sarà chiamato ad attuare. Si tratta di 7 opere stradali e di una ferrovia. Due le opere che riguardano il bellunese, entrambe sulla statale di Alemagna, ossia le varianti di Cortina e di Longarone. Passiamo allo sport, calcio a 5, alla Canottieri derby di Serie B con la Giorix Sedico. Nella sfida disputata ieri sera alla Spess Arena, la formazione di Belluno si è imposta per 3-2 in rimonta al termine di una gara equilibrata, decisa dalle reti di Capitan Riolon, Bortolini e Robinho. A segno per il Sedico Tendero con una doppietta, Sedico che resta sempre fermo all'ultimo posto in classifica a quota 7 punti. Ok, in programma questa sera il quinto derby veneto della stagione, il match tra Cortina e Asiago, capolista di Alps League. Gara al via alle 20.30 all'Olimpico. Infine il calcio, Gabriele Marcone, classe 2008 della Dolomiti Bellunese, aggregato al Milan. Il centrocampista di Gosaldo effettuerà due giorni di allenamento con gli under 14 rossoneri. La squadra di Milano non è però l'unica ad avere puntato gli occhi sul giovanissimo atleta bellunese. Il ragazzo è osservato da varie società, conferma in un comunicato il dirigente responsabile del settore giovanile della Dolomiti, Alessandro De Bona. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.